Oh, professore, ma come la trovo in forma? Eh sì, il contenuto di è proprio divisorio, una lama che divide così l'uomo dalla femmina e la femminilità in generale, proprio così, perché nasce da proprio storicamente, si studia così. Quando la femmina nasce viene improntata alla carinerina, no? Perché le dicono subito, ma come siamo carini, no? Ma che bei capelli, ma che bei occhioni, ma che belle unghiette colorate, ma che bella gonna, ma come sei elegante. Quindi la donna poi si ingavona su questa cosa qua e praticamente si ingasa e passa tutta la vita poi dopo, perché lei ci piace quando tu gli fai per cui va a prendere il bel vestito, la scarpa, così il parrucchiere è proprio è la maintenance che lei fa per rimanere sempre. E lei si aspetta quando torni a casa che tu le fai. Purtroppo l'uomo è perso lì, incazzate su, no? Tanta calcio, delle robe importanti da fare con la sua signora quando torna a casa. Quindi lei praticamente quando entra in casa, apre la porta e inizia a farti così. Guarda, coglione, guarda, l'hai visto? Hai visto come mi sono? E l'uomo, così, ti metto dentro, tanta calcio. Qui si perde questo momento qua. Quindi dopo i primi 30-40 secondi, inizia a girare un po' i coglioni e lei ti pianta un muso. Cosa c'hai, amore? No, niente. Ma assolutamente, sai come fanno le donne? Un cazzo proprio. No, fai le tue cose, vai, vai, vai. No, non c'è bisogno di te. Non ho bisogno di te. Allora, per evitare questa situazione qua, che è sempre un po' a livello familiare, un po' pesante, no? Ci sono due tecniche. La prima, psicologicamente, ha un impatto devastante sull'uomo, però si chiama la tecnica dello scontrino. Te, poi, quando entri in casa, cerchi di sfrugugliare un po' con la mano nella borsetta, tiri fuori lo scontrino e capisci dove andare a prendere i soldi, no? In genere c'è scritto sopra in cima da Giovanna la parrucchiera. Te la prima volta, più bello, pensavi che la Giovanna, Giovanna, non so chi sia, sai, sarà una casalinga che invita le amiche, gli mette in testa, no? Il colapasta, i capelli che vengono fuori, li sforbicia un attimo, calcio in sedere e va a casa. Cosa vuoi che sia costato? Niente. Una pacca sulle spalle, così, cazzo, tu vai in fondo allo scontrino, ultima lega, 2.800 euro. Allora sì che ti viene a te poi il magone, no? Poi inizi a guardare ogni riga, la mesi, messa in piega, il colore, quella, le mani, e ogni riga dice, ecco qua, ecco, io, ecco, con questi soldi qua mi facevo gli scarponi nuovi. Ecco, qua ci stava una bicicletta, ecco, sì, qui faceva la vela, io facevo tutto il windsurf nuovo, questo qua. Così, e dopo tu, però, capivi male, no? Passi tutta la notte col magone, pensare, ti giri nel letto, figa, il muscolo nuovo, mi facevo. Allora, praticamente è meglio questa tecnica qua, evitarla se si può. L'altra tecnica, invece, si chiama comportamento bipolare, perché lei, i primi 30-40 secondi, ti fa così, coglione, guarda, guarda, coglione, così, te devi stare attento, se te li perdi, hai ancora 5 secondi, 5. Che lei gira così, il morale proprio prende la deriva, si incazza così. Là. Se te riesci a intervenire in quei 5 secondi, fai ma siamo dal parrucchiere, allora a quel punto salvi la serata, eh? Salvi la serata. Però devi stare attento perché tante volte l'uomo è tentato di bluffare, cioè di, così a cazzo, provo a dire, sei andato dal parrucchiere, no? E potresti avere anche delle brutte risposte, la settimana scorsa ti ho provato con questa tecnica qua un po' azzardata. La risposta è stata coglione, ma non vedi che sono appena uscito dal bagno? Per cui, ecco, prudenza, prudenza. Noi uomini siamo da questo punto di vista un po' disoccupati. Anche perché il nostro retaggio culturale è diverso. Cioè il nostro per la prima volta ce l'ha fatto la mamma, quando ci siamo alzati dal vasino, fa, ma complimenti, ma che bel salsiccione che hai fatto, no? Tu pensi già alle grigliate, infatti dopo ci rimane in testa questo principio nei secoli. E ti guardi e prendi confidenza in te stesso, dici, ah, allora non sono mica l'ultimo dei coglioni, eh? Cioè, capito? Ti fai coraggio, ti ingavoni che te. E poi dopo, questa cosa qua della grandezza, così dopo va avanti così, tu vuoi la bicicletta più grande degli altri, vuoi la motocicletta più grande degli altri, vuoi la macchina, il SUV più grande degli altri, enorme così, americana, che sai gli americani cosa devono fare per fare una macchina così? Miseria.
questo punto, quindi, donne, avrete capito che ne consegue un semplice e banale consiglio. Quando volete far notare al vostro uomo che ha fatto una cagata, una cazzata, non ditegli bella cagata, no, non per altro, perché lo prenderebbe come un complimento.